sonoramente 4-0 nella partita di ritorno. L'Ajax nella sua inconfondibile maglia, vedete con la striscia centrale rossa, ed è passato molto rapidamente in vantaggio sulla squadra norvegese. Questo autogol realizzato da Burkelund nella sua porta nei primi minuti di gioco dà già l'1-0 il vantaggio. Rivediamo l'azione, l'Ajax segna con un autogol di Burkelund. La squadra norvegese è apparsa veramente non di livello eccelso, c'è quasi da meravigliarsi che l'incontro d'andata sia concluso con la sua vittoria per 2-0. Intanto vedete Gels, e questa è la ripetizione dell'azione, realizzare di testa il gol che porta in parità in pratica la squadra olandese con quella norvegese. Ricomincia in effetti la partita da questo momento e l'Ajax la vince. Infatti ecco il terzo gol, opera di Selalind, di cui abbiamo già parlato prima, ne ha parlato il collega Martino, citandolo nella classifica del Bravo 78. Selalind è un 21enne, rivediamo intanto l'azione che ha portato alla sua marcatura, vedete prende l'avvio da un calcio di punizione. Selalind ha preso il posto, se non la maglia, gioca col numero 9, il posto comunque di Cruyff, è un giocatore di appena 21 anni, di origine cinese, molto pericoloso in fase conclusiva, come ha fatto vedere prima e come fa vedere dopo poco. Eccolo di nuovo realizzare il 4-0, il sonoro successo dell'Ajax, che permette alla squadra olandese di passare il turno. È stata 3 volte campione d'Europa questa squadra ed ora conta di ripetere l'esploit. 4-0 per l'Ajax Lillestrøm, Ajax qualificato. Altra partita e altra rimonta, avete visto sulla panchina